Esattamente, oggi iniziamo già Pokémon Scarlatto, o almeno i primi momenti di gioco. Ma prima di lasciarvi la cutscene, vi ricordo di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati e di lasciare un mi piace, perché se arriviamo almeno a 10 mi piace nel corso di 2 ore, oggi pomeriggio uscirà già la seconda parte di questo gameplay. Ragazzi, questo è la lezione di storia dell'altro video che avevo fatto. Questo non è un video, forse un nuovo personaggio, non saprei. Questo l'abbiamo visto dai trailer, è praticamente la zona lotta. I nemi, fino a qui ci siamo, sono cose tranquille ancora adesso. Eccolo il Clavel. E infatti, direttore Clavel. Ah, la tipica scena, quella del professore con il suo Pokémon. Chissà chi sarà questa volta allora. Non credo ci sia il solito Meryl. Ah, ecco, Pomi, naturalmente, giustamente. Il Pikachu Pomi della generazione. Sinceramente mi ispira tanto Clavel, però non saprei se dargli così tanta fiducia. Eccola qui la biblioteca, ma questo è Pepe. Quello non so chi sia. Credo sia una nuova. Il Pokémon sale. Questo l'avevamo visto nei leak. Eccolo il Tauros. Non ho ancora idea di chi sia questo Tauros. Forse non credo con lo spettro, forse l'acqua. Ed eccoli qui i professori. Almeno credo. Non credo siano i Super 4. Questa è la scena del trailer, Coraidon, e dovrebbe atterrare quindi verso di noi. Eccolo qua, Pokémon Scarlet. Il Pokémon regionale? Eccolo, quindi l'uccello è confermato. Eccoli qua i Tauros, come al solito, tutto in mandria. Ecco qua lo Stasones. Flamigo! Anche quasi dai trailer, cioè meglio dai leak, non dai trailer. Ed eccola qui la scena dei leak. Ecco il faro. Quindi ora dovrebbe effettivamente iniziare. Eccoci la famosa scena leakata. Eccolo il Parakeet. E finalmente direi che possiamo ufficialmente iniziare Pokémon Scarlatto. Vi faccio una piccola domanda prima di iniziare, nel frattempo direi di andare un po' in giro. Voi quale starter sceglierete in questa avventura Pokémon? Sì, è la domanda più banale, ma anche quella più bella da sapere. Ok, quindi l'uniforme, sì, dovremmo già avercela. Esatto, è il primo giorno di scuola. Ok, quindi credo che dobbiamo andare a prendere le cose che sono sopra, però non potevamo in realtà indossarle. Una cosa davvero importante. Ok, il direttore, esatto, giustamente. Non mi aspettavo che arrivasse già da subito, però ok. Non capisco cosa abbiamo sbagliato. Ah no, loro hanno sbagliato qualcosa. Ah, ecco, infatti. Non lo so, forse sarà il Rotom Phone. Non ne ho idea. E vabbè, si ferma il professore, cioè non è il direttore. Esatto, noi andiamo a cambiarci. E questo era il trailer. E si parte con la scena degli starter, credo. O almeno spero. Quindi si sceglie. Vi ricordo la domanda. Ok, Sprigatito. Oppure, credo, Fuecoco. O ancora l'ultimo, Quaxly. Quindi dobbiamo scegliere adesso. Bellissima questa scena. Oh, eccolo qua, il Rotom Phone. Ok, quindi praticamente non scegliamo adesso lo starter. Sì, ok, lo so come si usa. Sì, santissimo, grazie. Lo so. Ah, strano, quindi non scegliamo lo starter adesso. Ok, quindi prima si esplora e poi si va a scegliere nell'altra casa. Giustamente c'è ancora un cutscene nell'altra casa, giusto? Ok, allora ci vediamo un po' in giro. Bellissimo, fa proprio qui, come sempre. Ok.
qui non credo ci sia niente, o meglio, dietro casa. Ecco la cosa di liquido, Parakeet. E wow, quindi la mappa è gigantesca, cioè va proprio oltre i limiti. Quindi abbiamo tutta la mappa sbloccata già da subito praticamente. Ok, eccola quindi la famosa scena dei trailer. Questo è nuovo però. Bella, bella la casa. Anche questa, sempre vista dai trailer. Esatto, è arrivato il nostro momento di scegliere lo starter. Non sarà una scelta molto difficile. Ok, quindi siamo un nuovo studente, in sostanza. Credo ci siamo trasferiti qui da Gala, suppongo, per quello scuoletto nella casa, che giustamente già ci vuole conoscere. Ah, quindi vive nella Mensapoli. Oddio, è champion ranked. Cioè, quindi è già classe campione. Non credo che ci combatterà con Pokémon già tipo di livello 70. Non credo. Eccola qui la famosa scelta. Ci siamo. Siamo arrivati. Ma purtroppo mi dispiace dirlo, ma il primo episodio si conclude qui. O meglio, questa prima parte. Se volete vedere la seconda parte, non domani, ma già oggi stesso, oggi pomeriggio, ricordatevi di iscrivervi e lasciare un mi piace, perché a 10 mi piace, oggi pomeriggio, caricherò già la seconda parte.